Oggi c'è la presentazione degli ultimi arrivati, quindi il mercato è chiuso, oggi presentiamo i ragazzi che non erano stati presentati anche prima, qualcuno è arrivato prima, qualcuno è arrivato all'ultimo momento e su questo quindi come presentazione io penso che il Crotone sia completo e andremo per tutto l'anno con questi calciatori, con tutta la rosa completa. Loro sanno che la piazza di Crotone è una piazza importante, ci sono tanti ragazzi che magari chi ha fatto male l'anno scorso, chi ha delle ottime prospettive sa che Crotone può essere la piazza per il rilancio, quindi li ringrazio tutti per aver accettato la piazza di Crotone, anche essendo una città piccola, però molto ospitale e quindi in questo caso loro ce la devono mettere tutti perché abbiamo scelto tanti ragazzi, anche qualcuno che conoscete, tipo Stojan. Quest'anno ci aspettiamo molto di più dell'anno scorso, perché potrebbe essere un trampolino di lancio. Io faccio l'esempio suo per dire agli altri che le qualità tecniche che si hanno, quest'anno è il momento di esplodere, quindi di fare bene perché sul Crotone ci sono gli occhi dei grandi club, quindi questo è quello che volevo dire. E abbiamo confermato i ragazzi che per noi possono far bene a Crotone, che sono, prima di essere calciatori, sono uomini e poi calciatori. Questa è la cosa più importante, quindi sono uomini per la nostra piazza. Pensiamo di aver allestito una squadra importante quest'anno, soprattutto basandoci sul zoccolo duro dell'anno scorso, per cui abbiamo riconfermato il meglio dell'anno scorso, e pensiamo di aver preso dei ragazzi interessanti e importanti, uno per tutti, non so, Capezzi, lo stesso Barberis, Tancura, l'ultimo arrivato Burimir, per cui pensiamo di aver allestito una squadra quest'anno, la speranza di non soffrire come l'anno scorso. Iniziamo subito con una trasferta importante che è Cagliari, ma consapevoli delle nostre forze, i ragazzi cosa hanno questo. No, perché avevo conosciuto già l'anno scorso l'ambiente, quindi mi sono trovato bene, pure a livello umano e sportivo, quindi era meglio dare un po' di continuità alla mia carriera, diciamo, quindi come a gennaio pure quest'anno mi hanno cercato, quindi sono fiducioso che quest'anno faremo meglio di l'anno scorso. Quest'anno ovvio la mia intenzione è quella di rilanciarmi, in questa società penso che ci siano tutte le possibilità per fare bene insieme a questa squadra, quindi sono fiducioso. Sono adesso in zero, ogni episodio si chiama volevi ricapitolare. Ogni partita sicuramente giocarla fino alla morte, poi le qualità tecniche dei giocatori, ma anche un grande gruppo. Arrivo qua a Crotone per continuare a crescere, migliorare e far bene, insomma, sono qua per questo. Voglio arrivare più alto possibile in Liga Italiana, Liga Spagnola per me e vedermi giocare lì in prima squadra, in qualsiasi squadra, mi interessa bene perché il sogno è arrivare. Sì, spero di ripagare bene questa fiducia e vediamo bene. Quando ho saputo questa opportunità ho accettato subito senza nessuna esitazione. Mi aspetto soprattutto di crescere, soprattutto a livello personale, anche calcistico, e migliorare ogni giorno in allenamento, dare il massimo di me stesso.